Radio Radicale, siamo con l'onorevole Foti, vice capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio, per parlare del NADEF. Allora, le volevo chiedere se ritiene, diciamo, cosa pensa delle cifre che sono state date, che danno il rapporto deficit-PIL al 10% e danno questo incremento sostanziale del debito. Beh, questo l'avevamo ampiamente denunciato. Le cifre che sono state date, tra l'altro, sono in un quadro attualmente positivo, perché se dovesse poi diffondersi ancora l'emergenza sanitaria, probabilmente sono destinate anche a peggiorare. Si sapeva benissimo che il debito pubblico sarebbe aumentato notevolmente. C'è da chiedersi se i quasi 100 miliardi di euro che questo governo ha voluto impegnare in bonus inutili, non abbiano nei fatti dimostrato di essere inutili proprio perché non c'è stata alcuna spinta positiva verso l'economia e quindi non è servito assolutamente a riequilibrare quella situazione che si pensava potesse essere contenuta entro le due cifre e possibilmente nel 7-8% e che invece oggi esplode. Ritiene che questa situazione sia recuperabile in un paio d'anni e soprattutto ritiene di pensare che alla luce di quello che si è detto sul Recovery Fund verrà cambiato indirizzo programmatico? Ma noi abbiamo chiesto da sempre che tutti i fondi venissero indirizzati verso la ripresa economica anziché distribuirli a pioggia, dove sono tante piccole elemosine che forse servono per un po' di campagna elettorale, ma non producono poi gli effetti previsti. Indubbiamente il comparto delle infrastrutture è al palo ormai da anni. Se non si dà una scossa lì, se non si dà una scossa per far sì anche che gli imprenditori riacquistino fiducia, quindi abbassando la pressione fiscale, è chiaro che è difficile recuperare il deficit che oggi noi abbiamo e che rischia, soprattutto il debito pubblico, di continuare ad incrementarsi. Secondo lei è fuori da ogni prospettiva l'ipotesi di un nuovo lockdown e soprattutto alla vigilia di questo DPCM si è detto tanto che Conte avrebbe diciamo, ridotto gli orari dei bar e dei ristoranti. Allora, come trova l'atteggiamento del governo rispetto a questi timori? Ma guardi, per legge erano i sindaci che erano autorità sanitarie locali. Se si fosse demandato ai territori di valutare i provvedimenti che potevano servire in questa fase, che è una fase di emergenza, ma non è ancora una fase, diciamo, del tipo marzo-aprile, beh, io penso che forse sia meglio ragionare per isolare dei focolai anziché agire su tutto il territorio nazionale in modo indiscriminato, laddove si rischia proprio di desertificare poi le città. Ultima questione sui lavori parlamentari. Ritiene che ci sia un po' di incertezza? Abbiamo visto che la Commissione bilancio è stata ritardata di una settimana sul Recovery Fund. Allora, pensa che ci saranno altri inconvenienti? Qual è il suo timore e che cosa potrebbe fare la Camera? Sinceramente, io penso che una legislatura me ne ho fatta qualcuna così improvvisata non c'è mai stata. Questa è la prima considerazione da fare, perché non è l'importante le sedute, l'importante è la produzione legislativa che si fa nelle sedute o le discussioni politiche che si fanno nelle sedute. Devo dire che purtroppo in questa legislatura non sta decollando nulla, penso anche perché ovviamente soprattutto questa è una maggioranza eterogenea dove bisogna soddisfare più appetiti e più impostazioni politiche e quindi i compromessi sono sempre al ribasso. La ringrazio l'onorevole Foti di Fratelli d'Italia. Grazie.